Un saluto a tutti e ben ritrovati The World 125 nuovamente su Europa Universalis 4 con la nostra campagna con le palanche genovesi. Allora, tra un episodio e l'altro ho studiato un po' la situazione e io voglio assolutamente mantenere l'alleanza in qualche maniera con il Commonwealth, che al momento ci vuole mandare a fare in culo perché è alleata con Napoli e la Provenza. Allora, ho visto che Napoli è alleata con il Papato. Il Papato è alleato con Napoli, per cui se io dichiaro guerra al Papato, che è alleato con Austria e Napoli e Portogallo, pardon, potremmo poi far rompere l'alleanza a Napoli con il Commonwealth. Sbagliato. Al momento l'Austria non verrebbe, verrebbe Napoli e il Portogallo. L'unica cosa che mi frena è questa simpatica Toscana, 17.000 uomini che non servono a nulla, perché poi secondo me Napoli ha l'esercito di nuovo in Africa, perché qua non lo vedo. Quindi io porterei, adesso mettiamo un attimo a posto la flotta, io inizierei subito a fabbricare un claim sul Papa, Bispy Network, come inizierei a fare subito un claim, anzi no, prima far migliorare le relazioni subito con la Toscana che è all'interno della coalizione. Quindi Bispy Network, no, Bispy, Improve Relation, yes. Poi vorrei anche fare un claim sugli ottomani, perché prima o poi faremo guerra agli ottomani utilizzando la forza bellica del Commonwealth. Allora, qua avevamo voi che dovete venire qua a Ferrara pronti per ogni evenienza. Tu vienimi qua. Qua avevamo due flotte, di cui una commerciale, esattamente così. Mica ci costa leggermente gradare tutte queste caravelle. Protect Trade a Genova, vai. Mentre le navi militari le portiamo un attimo qua a vedere. Ok, fabbrichiamo anche Build Spy Network sui kebabari. Sul kebab irritante. Qua abbiamo altre navi commerciali che sono delle fregate. Sono delle fregate, una fregatura. Allora, vediamo se loro sono davvero qua, come penso. Sì! Call for the Hunt. 2D, bla bla bla. Colonial Governor. Facciamo Fjord, va. Diciamo che le pellicce. Questo l'avevamo già visto nello scorso episodio che l'hanno dichiarato guerra. Vabbè. Ok, quindi loro sono lì. Quindi loro sono lì. Un'altra cosa che vorrei fare, oltre a aggiornare le navi, è aumentare il mio force limit. E per fare ciò devo fare il campo reggimentale. Scusate, avevo un gargarozzo in gola. Ok, le facciamo magari 4. 4 force limits extra. E potrei soprattutto farei dei mercenari a questo punto della partita. Ad esempio tu, usando quella nave, puoi venirmi qua a Genova. Ok. Perché esigo dei mercenari per fargli assedi più che altro, non per altro. Non per altro, non più che altro. Allora, velocizziamo il tempo sperando davvero di riuscire a cacciare. Perché ci mette così tanto? Abbiamo preso la metà. Sarà molto lungo fare claim sul Papa. Tu cosa vuoi? Oh sì, sei in guerra col Portogallo, bene. Finiamo l'idea, andiamo avanti con l'idea. Più una di relazioni diplomatiche, che non so con chi prendermi questa relazione diplomatica io. Brandeburgo non vuole. La Svezia è abbastanza. Però non voglio farmi alleanze, voglio far vassalli adesso. Voglio fare vassalizzare la Tunisia. E secondo me è fattibile, 8%, 18%, 15%, quindi fa 30. Sì, secondo me ci stiamo dentro con la vassalizzazione. Speriamo di riuscire a far uscire quelle merde che hanno insultato. Ma vai a cacare. Speriamo vivamente di far uscire. Vabbè, Napoli che entra nella coalizione non mi interessa. L'importante è che ne esca. Che ne esca la Toscana. Che Napoli sia dentro non ci interessa minimamente. Protect Trade. Ragusa, Costantinopoli, Venezia, Tunisi più 1, Siviglia più 2, vai. Tunisi più 2, bene. Papa non è infallibile. Nasce obscurantismo. No, prendiamo prestigio che non ci interessa. Se riuscissimo a far uscire quelli sarei molto contento. Tecnologia militare no, abbiamo un esploratore che non è qua a far nulla. E abbiamo anche 1.000 uomini lì che sono lì a far nulla. Ok. Siamo di nuovo peggiorati come. Non protect trade. Esplora. Queste sono caravelle proprio ancora.
Ok, tu sei qua, sei addirittura un nostro uomo, quindi ti cancello e levati. Vorrei iniziare anche qua a esplorare questa zona qua dell'Africa per andare nelle Indie. Ok, tu sei mercenario, tu sei mercenario. Tu sei mercenario, a posto così. Ok, il nostro mercenario è arrivato a casa, tu fai un po' di army drill. Ancora tecnologia. La Francia è controllore papale. Bene, in teoria adesso che la Francia è controllore papale dovremmo essere più tranquilli. Vediamo se riusciamo a... non è male sto generale. Vabbè, teniamocelo, dai. Teniamoci un generale extra. E magari facciamo del development a Genova, militare. E facciamo un harsh treatment qua. Ok. Così da tenerli buoni. Mentre abbiamo tutti i forti attivi, io voglio guadagnare più soldi possibili. Ok. Guild before the country. Ah, oh, che palle. Quello è l'evento dell'advisor. Ho già avuto un'altra partita. Prendiamo 50 punti. Riformatore navale muore. Io qua vorrei livello 2 però. Ci abbiamo solo livelli 3. Vabbè, non importa. Dongo, vabbè il Dongo non ci interessa, del Dongo. Ok, loro sono qua lì, vai a riparare le navi che hai rotte, mentre poi c'erano le 26 caravelle da aggiornare. Vai a Genova. Tu vai lì. Ok, andiamo a convertire questo, vai. Ottomani sono entrati in un'alleanza, non ci interessa, alleanza anche con loro non mi interessa, possiamo convertire anche codesti. E guardate quanto tempo ci mette a fare claim sul Papa. Mentre gli ottomani siamo già fatti, mica il Papa sarà lentissimo. Ah, c'aveva qualche modificatore che gli... Non mi piace ciò. Ok, upgradiamo tutte le navi commerciali qua, sì, vai. Bitch. Prima circunnavigazione, no, volevo farla io, vabbè, fa lo stesso. La fanno loro, ok, facciamo un claim su Coceli. Coceli lì, sì. Coceli. Ok. Non mi interessa più nulla degli ottomani. Mi interessa fare un claim magari su questi adesso. Sugli Xiu, in modo tale da darli al mio fedele schiavo. Peten. Fabbrica claim, build spy network, conferma. La cosa bella è che è istantaneo che fai spy network, ma poi ci mette tipo 20 anni a ritornare a casa. Vabbè. Fatte soia. Fatte soia, ok, abbiamo fatto l'esplorazione. Explore South China Sea, vai. Ok, queste navi dovrebbero essere pronte, più o meno sono pronte. Facciamo protect trade sempre a Genova. Come navi, come siamo messi? Ne manca una, facciamo un'altra. Facciamo un altro galeone, va. Facciamo un galeone dei pirati di nuovo. Mentre abbiamo una missione, le missioni è un po' che non le vedo. Conquer Willis, via, show. Show, show, show. Show, 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 show. Allora dai, esci. Più 50 dove? Plute. I mireti, vabbè i mireti, non ci interessa. Dai, esci da sta coalizione di merda anche tu. Ancora più 5, facciamo un po' di development in Piemonte. Poi development in Piemonte. Quarantena alla Provenza. La provincia, non la Provenza. Mi piacerebbe mettere in quarantena la Provenza però. Come stato di merda, insomma. No, a parte che finché non abbiamo il claim possono anche uscire dalla coalizione, ma non possiamo fare nulla, quindi... Quindi ci interessa. This is terrible, meno uno diplomatic deputation, vabbè. Indipendenza per la Georgia mi rompe un po' i coglioni adesso. Forse adesso calerà con le conversioni che abbiamo fatto.
Abbiamo migliorato al massimo le relazioni con la Toscana. Dai, non puoi essere oltraggiato, su via. Su via, non puoi essere oltraggiato. Ma guarda questi figli di una troia! Ma dai! Ah. Andate in Achea. Mi consumano manpower. Vediamo se vengono a combatterli loro. Sì, e tanto io mi becco il separatismo. Eh sì, bravo. Complimenti. Sono tuoi ribelli di merda che non hai combattuto. Affanculo. Choco naval supplies, va bene. Forse questo è un po' meglio a combattere. Che belli bulgari di merda. Ah, se ne vanno. Bravi, bravi. Bravissimi. Adesso sono i cazzi vostri, bastardi. Qua qual è il vero problema del vostro malcontento? Qua è a zero, qua è a zero. Qua era 2. Insomma è finito questo e non ci sarà più problemi. Tunisi, Tlemcen, Game Merchants. Sì. Holy Roman Empire. Elegge un imperatore praticamente col collasso, vabbè. Torna a Ferrara. Minchia il Brandeburgo che è generale, con 3 stelle. 3 stelle di generale così, random. Beh, dai, uscite da sta coalizione, porca di una troia. Ok, la tecnologia militare la prendiamo. Quella diplomatica saremmo indietro di 2. No, andiamo avanti con la andiamo avanti con l'idea. Idea, cosa abbiamo? Turn Biloxi into a city, vai, va bene. Dai, uscite da sta coalizione di merda. Sì! Sì! Godo! Godo! Godo, godo, godo! Godo, godo, godo! Godo, godo, godo! Vai a cagare sta cazzo! Sono uscito dalla coalizione! Tutte le mie maledizioni sono servite. Quant'è il nostro force limit? 3 percenari posso farli. 1, 2, 3. Ma basta, sti cazzi di Natale! No, we've lost no cause. Bene, anche Venezia è uscita. Perfetto, perfetto. Dai, ci serve solo più il coso ci siamo. Allora, tira sulla cosa Messina perché potrebbe essere un obiettivo sensibile. Ma voi siete delle grandissime figlie di una troia. Candidato burocrate, sì, bisogno di un burocrate. Siete delle grandissime merde. Ti prego, passate di qua, dai. Georgia, questo non è Georgia, sì, anche questo è Georgia, però. Stavano per convertirli, hanno quasi fatti. Adesso non ho tempo di stare a fare, di pensare ai ribelli. Forse c'ho tempo, perché tanto qua ci vuole ancora un po'. Andiamo di nuovo lì. Naive enthusiasm, vabbè non ci interessa. Dai, passa da questi qua. Support independence of Hispaniola? Non al momento, amico mio. No, mi spiace, adesso no. Oh, il Portogallo è stato completamente annesso. Intanto finché non abbiamo il claim non possiamo dichiarare guerra a quelli, quindi... Ok, dammi un generale. Non mi interessa che muoiano male. Cazzo di che babbari qua. Via dai coglioni. No, non ci sono. Abbiamo perso? Cosa? Com'è possibile? Come abbiamo fatto a perdere? Scusate. Mi spiegate come abbiamo perso? Cioè vorrei sapere come cavolo abbiamo perso. Abbiamo il morale più in alto dell'oro. Cioè dai, su via.
Ma io lo... perché? Ma non ci penso nemmeno, ma perché? Mi sta facendo spiegare in power. Cioè, stavamo dominando. Morale nettamente più alto del loro. Aspetta che il morale si riprenda, mettiamogli l'altro generale. Giuseppe Pallavicini, non so, dai, che abbiamo... che non abbiamo tempo da perdere noi qua, ma vai a fanculo. E questa è una bella batosta per l'esercito genovese. Dai, muori. Perché va la cavalleria davanti, tra l'altro? Dai. Possibile che vada la cavalleria davanti. 6.000 uomini di fanteria. Ma che cazzo dice? Ma non capisco cosa stia... di cosa... cosa stiamo parlando. Vabbè, comunque abbiamo qua... dobbiamo tornare in patria. Non so di cosa stiano parlando, ma vabbè. Anche Napoli ha lasciato la coalizione, ma non mi interessa di Napoli che lascia la coalizione. Intanto qua ho fatto il claim anche su questi, ma non mi interessa minimamente adesso. Belize, vai, ok. Belize, shut the fuck up. Torna a casa, anche perché devo dichiarargli guerra, quindi... dai, su, un po' di celerità qua con questi assedi, dai, dai. Prima della fine del mondo. Sti che babbari di merda. Non capisco perché mi segni solo 7.000 su 14. Ah, forse è per quello che avevamo perso. Che sfiga, se l'avessimo convertito qua adesso l'unrest era a zero. Vabbè, non importa. Non importa, mi signor. Vai qua. Ok, abbiamo il claim sul Papa. Diplomacy, declare war, fabbrica claim. Prenderei l'Umbria così la taglio a metà. Sì, sì, sì. E Napoli è ancora qua. Io dichiaro guerra anche se loro non ci sono ancora, sapete. Io dichiaro guerra anche se ancora non ci sono. Loro non verranno mai, ma vabbè. Fa lo stesso. Fino a un certo punto fa lo stesso. Allora, attiviamo tutti i forti. Ma almeno attiviamo i forti a Brescia. E a Treviso. Tu puoi fare l'esplorazione. Esplorazione, ogni volta sbaglio. Explore, send. Ah, sto quarantena alla provincia. Mi avete quarantenizzato le palle. Ok. Vorrei davvero capire cosa è successo alla mia fanteria lì, perché erano così in negativo i miei fanti. Anche perché non sta scendendo. 6.000 uomini per fully reinforce. Che cazzo è successo? Cioè, abbiamo davvero perso tutti quegli uomini in quel combattimento? GGVP allora. Il Papa ci ha insultato, vabbè. Io dichiaro guerra subito. Io dichiaro guerra subito, fanculo. Fanculo! Take Umbria, viene solo Napoli. Poppa. Poppami la fava e ti ho anche beccato le navi. Bitch, take that. Take that, bitch. State là buoni. Sì, sì, vai pure a assediarmi gli Abruzzi. Ok, abbiamo vinto, voi siete qua bloccati come delle merde. Tutte le mie navi stanno lì a pattugliare i mari e nessuno passa. Non passa lo straniero.
Ok, consolida i reggimenti. E li abbiamo consolidati. Quanto è il nostro force limits adesso? 39 di 40. Recluta ancora un mercenario. Recluta un mercenario. Vediamo se bastano per fare gli assedi a Urbino. Mentre le navi mi fanno blocco navale su tutta la costa est. Dissemination del caffè non mi interessa proprio. Mi sa che non bastano i mercenari che ho. Però ci mando solo l'artiglieria. 12! Sì, vabbè, rallenta un attimo. Ok. Ci mando tutta l'artiglieria e siamo a posto così. Sì, voi andate pure... Ah, tra l'altro, sì, se voi andate lì... Se voi andate lì, poi vi fregate con le vostre stesse mani. Se il papa ha capito bene, vuole andare... Beh, signori, qua... Lo stretto sta sul stretto di Messina. Vai, io blocco tutto, tanto. Qua bastano la metà delle navi, tanto. Ok. Voi appena siete riparati vi mando lì. Ok, Mauritian Infantry, guadagniamo comunque i nostri 9 ducati, li guadagniamo. Voi sì, potete anche assediarmi tutto quello che volete, ma io vi assedio la vita. Political crisis. 10 repubbliche, sì, non perdo la stabilità adesso. Assolutamente no, signore. Oh, direi che possiamo tirare giù anche il forti. Io non penso ci servano i forti qua. Non penso proprio ci servano i forti lì. Come non ci serve, secondo me, a Costantinopoli. Così guadagniamo più soldi. Bene, bene, bene. La guerra è iniziata nel migliore dei modi. Velocizziamo a 3, che ci può stare. Voi state qua bloccati come delle sardine. Palù Troopers. Chi se ne frega. Che guadagnino uno di aggressività in quel posto sperduto da Dio. Una volta mi diceva anche quant'era l'effettiva... 6 artillery, 8 artillery, più 3 di bonus. Vorrei fare altre barracks, personalmente. Ne farei in questi territori qua che tanto non hanno alcuna utilità sociale. Non hanno alcuna utilità sociale. Ok. Così gli assedi li faccia bene, abbiamo rotto le mura. Se andiamo a bloccargli anche la baia di Napoli. E andiamo a bloccargli anche le flotte là. Tutto bloccato, tutto bloccato, non se pasa nada. Bene, bene, lì l'assedio procede benissimo e vedo che anche il manpower praticamente non cala, quindi siamo sobri. Ti mando un galeone qua giusto per fare il figo. Il faigo. Il Luis Figo ti faccio fare. E qua si tratta di Atene, anzi sapete cosa faccio? Sapete cosa faccio? Io dichiaro guerra a questi. Che ci pensi Nova Spo, vedete come Nova Spotona come si è subito attivato. Tu con chi sei alleato? Con Portogallo e vabbè. Quando avremo la flotta più forte della loro. Prima che non abbiamo l'esercito più forte del loro.
Dai, qua dovrebbe cadere da un momento all'altro, esattamente così. Finito invece l'assedio di Messina. Suini. Tanto non andate da nessuna parte, perché la vostra flotta è bloccata in porto, quindi... Rimanete lì belli belli. Tranquilli, tranquilli. Abbiamo un Claymore qua su Napoli. Sì, abbiamo anche il Claymore. Bene, abbiamo finito anche nell'assedio di Messina. Tu vai ad assediare lì. Hai occupato Siracusa. E mo? E mo stai lì. E mo stai lì. E mo stai lì. E mo stai lì. E mo stai bello bello lì a perdere... Azz, Roma 15 ne ha bisogno. Roma ne ha bisogno di 15. Bah, mi dice che c'è ancora una missione da fare. Ok, ma andiamo lì a Roma. Core d'sta città, unico grande amore. Ah, adesso mi fa esplorare. Explore. Vai, divertiti. Tante care cose. Tante care cose, tante care cose. In teoria c'ho il generale che è forte negli assedi, però. Eh sì, c'ho due generali che è forte nell'assedia. Sì, ma tanto adesso questi mi assediano tutto, quindi... Candidato burocrate, grazie. Viva la burocrazia. Advisor Cosmo 20%. Ne bastavano 15, togliamone due per non subire più attrito. Tu sei un Siege Master, quindi Siege Master, ti prego, fai veloce. Potrei anche velocizzare le cose facendo Breaching Walls, ma non penso sia necessario. Comunque, direi che per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione. Siamo riusciti nel nostro intento, che è quello di far rompere l'alleanza con il Commonwealth. Ogni tanto queste genialate mi vengono anche a me. Devo essere sincero, ogni tanto mi sorprendo della mia bravura. Facciamo Build Spy Network qua. Per velocizzare poi gli assedi, ritorniamo dalla Toscana che non ci interessa più. Che non ci interessa proprio più. Mentre la Francia, chi è il controllore papale? La Francia. La Francia potrebbe essere abbastanza infuriata con noi se distruggiamo il Papa, ma fa lo stesso. Questi due anzi li mandiamo qua a togliere l'assedio dell'Abruzzo. Io direi per questo episodio è tutto, un saluto alla prossima. Ciao ciao.